Francesco Menna, come sarà composta la sua giunta? La mia giunta, come ho dato dimostrazione oggi in conferenza stampa, sarà composta già da Antonio Del Casale, il più votato di Vasto, il più giovane segretario d'Italia, laureato all'Università Sapienza di Roma in Scienze Politiche, membro del direttivo regionale, un ragazzo di 26 anni, un ragazzo dagli occhi belli e il cuore coraggioso. Anna Bosco, 25 anni, laureanda all'Università di Teramo, egregiamente e meravigliosamente diretta dal Rettor Maggiore D'Amico, seconda più votata. Da Carlo Della Penna, procuratore sportivo, il ragazzo che coltiva i giovinetti alati dello sport per portarli in ogni dove, dirigente della Vastese Calcio, avvocato. E in ultimo da Paola Cianci, avvocato anche lei, passionaria della politica, vastese doc, una ragazza che ha messo il cuore, l'impegno, tutto quello che aveva, per Vasto e per i vastesi. Questi sono i due terzi della giunta. Continuerò il dialogo con le altre forze politiche, fuori dalla coalizione, quelle che sono all'esterno della coalizione, quelle insomma delle amministrative, e lo farò con la presenza dei giornalisti in maniera chiara, trasparente, facendo la diretta streaming per offrire alla popolazione vastese ciò che sempre ci ha animato. Ovvero, quando deciderà gli altri posti in giunta? Un'amministrazione ovvero senza intrighi, senza intrallazzi, un'amministrazione chiara e serena. Gli altri posti in giunta li deciderò in questi giorni, nei giorni che verranno. Già so che il mio avversario sta producendo per Vasto un manifesto con cui fa una promessa di giunta, ma lui in realtà la promessa di giunta, anzi l'obbligo di avere la giunta, già l'ha fatto 2 mesi fa, l'ha detto in ogni trasmissione, in ogni dove. La sua giunta è composta da coloro i quali hanno perso le primarie, da Tagliente, è composta da Gian Giacomo, è composta da Laronzitti, è composta da Nicola Del Prete. Questa è la giunta di Massimo Desiati. E lei ha lanciato anche un messaggio a Ludovica Ceri, quale in particolare? Certo, Ludovica Ceri, ma diciamo il Movimento 5 Stelle, vedi, io sono affezionato a una cultura che è la cultura morotea, la cultura del dialogo, della mediazione, del compromesso storico, per il bene dei cittadini, per l'interesse pubblico, alla luce di tutto e di tutti, trasparente, chiaro, limpido, evidente. E io cosa dico al Movimento 5 Stelle? Ho iniziato dicendo sono affezionato alla cultura morotea, quindi mi offro a tutti coloro che sono portatori di consenso popolare, e il Movimento 5 Stelle è portatore di consenso elettorale, è generatore di virtuosismo, è generatore di trasparenza, legalità, anticorruzione, e da segretario comunale responsabile di anticorruzione, legalità e trasparenza, io gli tendo la mano. E cosa gli dico? Gli dico c'è un ruolo non politico, istituzionale, contemplato dall'articolo 39 del testo unico degli enti locali, un ruolo di controllo, di coordinamento, un ruolo che mi aiuterebbe tanto a lanciare la sfida per il buon governo, ed è la presidenza del Consiglio Comunale. Io dico accettate questo ruolo, come l'ha accettato Di Maio e come lo sta svolgendo in maniera egregia e in maniera aderente alla norma, al cambiamento, alle grandi sfide. Questo è quello che dico, è la grande mano che ho teso sempre e comunque nei confronti di chi è portatore di voti, nei confronti di chi è premiato dal consenso popolare.